L'industria 4.0 è sia una realtà che una sfida imprescindibile. Futuro e innovazione sono stati al centro dell'Assemblea Generale di Confindustria Toscana del Sud che si è svolta ad Arezzo con il presidente nazionale Vincenzo Boccia, con un confronto tra imprenditori di successo di quella che si può chiamare la quarta rivoluzione industriale. È una realtà già all'interno di molte delle nostre fabbriche. La quarta rivoluzione industriale va cavalcata, non è solo una questione tecnologica, è anche culturale, è un modo diverso di fare impresa. In ogni sua funzione, dobbiamo essere eccellenti in ogni funzione aziendale, dobbiamo aggiungere servizi ai prodotti e dobbiamo immaginare quale industria del futuro vogliamo. E in Occidente, in Italia, è un'industria ad alta intensità di investimenti, ad alti livelli di produttività e ad alto valore aggiunto. Su questa linea occorre una politica economica coerente, una politica all'interno delle aziende che sia all'altezza di questo paese nostro, che è il secondo paese industriale d'Europa dopo la Germania. Ecco, cosa serve però anche da parte di chi governa? Serve una politica dell'offerta e dei fattori, una politica che parte da rendere più competitive le nostre imprese per mettere in moto quello che abbiamo definito il circolo virtuoso dell'economia, imprese competitive che vendono prodotti e servizi nel mondo e quindi riattivano investimenti, occupazione e quindi domanda interna. Industria 4.0, se la caliamo nel nostro territorio che significa? Se la caliamo nel nostro territorio vuol dire che dobbiamo avere delle aziende che hanno una capacità particolare di fare prodotti come li vogliono i loro clienti e personalizzarli come vogliono i clienti, dunque modificare quello che sono le nostre aziende per calarci sulla richiesta ben precisa del cliente. Questo vuol dire azienda 4.0. Per fare questo ci vuole soltanto, non solo l'industria, ma ci vuole da una parte l'industria, da un'altra parte l'associazione di categoria, ma dall'altra parte deve essere coloro che ci amministrano, i nostri politici, perché anche loro devono essere insieme a noi per ridisegnare questa nuova tipologia di industria.